Eccoci qui ragazzi, bentornati su Uncharted 4, dovrebbe essere il nostro quinto episodio, ma non ne siamo sicuri, sto registrando tantissimo e già sto svalvolando da ora. Dunque, abbiamo rincontrato nostro fratello Sam dopo che lo credevamo morto e adesso Riesco a credere dobbiamo... di essere fuori, di essere qui, insomma, con te, in Italia. Neppure io. Vorrei solo che le circostanze fossero diverse, capisci? Sì, già. La vista è migliore da quella parte. Quindi tu sei già stato qui? Credo sia la terza volta. Ho sbrigato un paio di lavoretti. Con Sullivan? Beh, sì. Capito? Quindi siamo in Italia, a Villa Rossi, giustamente. Un saluto agli amici italiani, hanno fatto quelli di Naughty Dog, molto bene. Allora, dunque, proseguiamo. Si può salire sul ponte. Beh, c'è quella trave a vista in basso. Sai agganciarla con la corda? Se so agganciarla con la corda. Guarda qua. Sto guardando. Io l'ho mancata. Beh, sai, è tutta una questione di polso. Fammi dare un'occhiata. Visto? Sì, niente male per un secondo tentativo. Ci sono. Dobbiamo capire. Ah, dobbiamo saltare e riguardate. Avete visto? Ecco qua, quando protendete le braccia, Visto? sempre. Ah, sei un professionista. Tocca a te. Allora qua dobbiamo capire se dobbiamo scendere magari. Ecco qua. Mi sa di sì. Di qua. Ehi, potremmo aggrapparci a quella trave? Certo. Signori, qua ci tocca fare un salto. Scambiamoci di posto. Sali su di me, ho una buona presa. D'accordo. Fai tu. Ok, proviamo. Al primo tentativo. Nessuno ama gli esibizionisti. Ok, forza Nathan. Forse potresti calarti per raggiungerla. Ci sono. Hai ragione. Allora, cosa di correre lungo le sporgenze l'avevo già vista in un altro Uncharted. Anche questo. Questi erano doppiati in italiano anche nella versione americana, eh. Scenario era armato fino ai denti. Dovevamo portare le pistole. Sam, filerà liscio, non ne avremo bisogno. Spero che tu abbia ragione. Ah, quanti anni sono passati? Sono le piccole cose a mancare di più. Tipo? L'odore di agrumi freschi. Andare in moto sono piccole cose, ma tutte insieme. Ok, seguiamo Sam.
Ogni tanto abbiamo anche questi dialoghi extra, come vedete. La nostra finestra. Mi sa che dobbiamo scendere. Ho guardato qua se c'è qualcosa da raccogliere, ma così non sembra. Sam è già sceso. Dovrebbe tenere. C'è un po' meno rumore, Nate, magari, eh? Vai, Sam. Lui prende la rincorsa easy, easy, facile, eh? L'atterraggio è più doloroso di quanto ricordassi. Sì, non dirlo a me. Allora, che ne dici di quegli altri reperti? Quelli che mi sono perso. Sei riuscito almeno a fotografarli? Dov'è Sam? Era Sam. Magari Elena ne aveva filmati alcuni, ma la telecamera è andata. Che peccato. Ho dei disegni, però. Posso mostrarteli al ritorno? Dei disegni? Dei appesi al frigorifero? No, ma sono bei disegni. Ah, immagino. Dunque, qua dobbiamo capire come avanzare. E ora andiamo su di qua. Guardate là, ci sono punti in cui si può arrampicarsi. Però, signori, bisogna arrivarci. Guardate qua sotto, direi che non è il caso. Ah, ci ha seguito. Chissà se il gioco ci darà degli indizi e ci aiuterà. Ah. Allora. Dubito che possiamo farcela. Qua non ci sono passaggi. Signori, non so veramente dove sbattere la testa. Non ho veramente idea di dove poter andare, cosa poter fare. A meno che non possiamo arrampicarci forse di qua. Sì. Beh, non diamoci per vinti alla fine. Proviamo ad arrampicarci qui, vedere se cambia qualcosa. Là ci sono altri punti, eh. Ce l'ha fatta anche nostro fratello, molto bene. Interessante. Forse volevi dire instabile. Le ultime parole famose, Sam. Semplice. Ecco qua. Per recuperare sta croce sta diventando laborioso e impegnativo, oserei dire, eh. Vediamo, appendendoci. No, non abbiamo la... Ah, ci ha messo la fune, grande Sam. Per fortuna che c'è Sam, signori. Aspettiamo che ci ributti giù la fune.
Grazie. Nathan? Nathan? Cosa? Oh, giusto. Ok. Tutto bene? Sì. Come sta? Come 400 milioni di dollari. Andiamo. D'accordo, ti seguo. Sally? Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Sentiamo. Nessuno si lamenta se fumi in casa. Quanto tempo? Troppo, ragazzo. Ricordi il mio defunto fratello, vero? Victor? Che mi venga un colpo. 15 anni. Già. È bello vederti vivo. Mm-hmm. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, eh? Sì, a proposito. Cosa? Che è successo? Venite, vi mostro una cosa. Guardate. La croce di Avery. L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi l'asta? 10-15 minuti al massimo. Ci sarà pure un modo per prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto. Ok, ma basterà un diversivo. Tipo? Tipo... Tipo, non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla croce... E se non ci vedessero? Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito, aspetti che spengano le luci. Già. Dov'è il quadro elettrico generale? Aerazione, elettricità... Eccolo, qua su. Basta arrampicarsi e tagliare la corrente. E prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire. Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci. È impossibile avvicinarci senza farci notare. Scusate, signori. Antipasti? Oh, no, grazie. Ciao. Come stai? Ciao. Concentrati. Un cameriere non si nota. Potrebbe andare. Funzionerà. Bene. Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente. Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore. Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di strano, ci avvisi. Ricevuto. Bene. Forza, possiamo farcela. Pronti? Sempre. Forza, seguitemi. Passiamo dalla cantina. Ok. Piano improvvisato, ragazzi. Sempre stato clemente. Grazie, forse è perché sono vegano. Mi spiace. Davvero? Ci hai creduto? Diamine, no! Che fai? Ripasso il piano di fuga. Non credo che sarà una passeggiata. Rilassati, abbiamo messo a segno colpi più impegnativi. Sì, lo so. Cerco solo di non pensare a cosa accadrebbe se ci catturassero. Sam, se andrà male, saremo morti prima che ci catturino. Mi sento sollevato. Già. Ok. Scendiamo. Vediamo. Asta di Villa Rossi, ordine dei lotti. L'asta avrà inizio alle ore 19. Ogni offerta vincolante e pagamenti dovranno essere effettuati entro la mezzanotte odierna. Le offerte scoperte in mancato pagamento della merce saranno severamente puniti. Il trasporto della merce, se necessario, potrà essere concordato con i responsabili di Villa Rossi. Allora, vedete, ci sono i vari lotti. 200.000 euro la base d'asta.
8 milioni, 205 milioni e 250 milioni, 4 arcieri di terracotta. Voglio vedere quanto costa il crocefisso in legno con intarsi in oro, 20.000 euro. Vabbè, dai, non è così tanto, eh. Ci sono anche quei da 20 milioni di euro di lotti, dai, su. Riponi. Ok. Dove sono andati i miei compagni? La cantina è da questa parte, andiamo. Sì, avevo guardato un attimo. Oh, che lusso. Ci mancava lo schifo di tecno europea. Qui c'è gente che spende, eh. Scusi. Che spendono con forza qua. Qui si spende grevo a quest'asta. Chiusa. Merda, prima era aperta. E adesso? Scasseniamo? No, è elettronica. Troviamo un'altra strada. Borseggiamo? L'avete visto? Scheda tasca sinistra. Acciaio. Wow. Ne sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui. È solo un borseggio, ce la faccio. D'accordo. Non è qua. È lui, cameriere. E tu? Non fare così. Non ci sto neanche provando. Lo vedo. Dobbiamo seguire. Non è semplice, ragazzi, è molto difficile. Serve qualche dritta? Riscaldamento. Potrebbe volerci molto tempo, eh. Fare il giro. No, ragazzi, non lo tiene girato nel modo giusto. Allora, si rimpicciolisce sempre di più. Ed è difficile se il bersaglio si muove. Adoro i professionisti in azione. Bene, eccoci qui. Queste ci serviranno. Ottimo. Buona fortuna. Ci aggiorniamo. Mani in alto. Ciao, Victor. Ciao, Nadine. Che piacere rivederti. Questa volta ti ho colto di sorpresa. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Non ti avrei riconosciuta senza uniforme. Già, sai com'è. A volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile. Ti vedo in forma, comunque.
Anche tu non sei male. Qui mi sento fuori luogo. Non sai che piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua. Anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando al bar. Ti prendo qualcosa? Sì, uno scotch con ghiaccio. Torno subito. Nate, hai sentito tutto? Sì, furbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Già, Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? La coastline? Shoreline. Sì, giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok, bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Ci sei? Sì, andiamo. Ok, non so se Nadine Ross si vedeva nell'Eredità Perduta, ragazzi, o spin-off. Vediamo se qua c'è qualche tesoro da raccogliere. Come no? Offrono il servizio completo. Matrimoni, bar mitzvah e vendite all'asta clandestine. Ma ce l'hanno, ecco, siamo qui, siamo qui. In mezzo a questi tavoli componibili ci sono già perso tanti di quei tesori da far paura, giunto a questo punto del gioco. Volevo vedere se girando un po' trovavamo qualcos'altro, ma non credo. Grata. Quindi una delle grate potrebbe essere allentata e la potremmo usare a nostro vantaggio. Aspettiamo che Sam finisca di ispezionare. Dunque Sam, qui abbiamo qualcosa, aspetta. Finalmente una porta aperta. Luce fu. Un bel impianto elettrico. Non hai una torcia? Sì, può andare. Sempre una buona idea farsi accompagnare da un fumatore. Tranne quando bisogna correre. Accidenti, i fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa. Per fortuna guida Sally. Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti. Il vino d'annata deve valere parecchio. Sì, forse Alcazar ha un debole per il buon vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. E qua torniamo all'inizio, ragazzi. Quindi dobbiamo capire, in questo buio incredibile, dove dirigerci. Questa porta non si apre. Vicolo cieco. Può essere un vicolo cieco.
A meno che... Dovremmo preoccuparci che Victor stia chiacchierando con Nadine Ross? Ho sentito brutte storie. Non preoccuparti per Sally. Riesce sempre a cavarsela. Bella. Ok, ora forse possiamo passare in quel passaggio lì. Vedete? Se non è zuppa e pan bagnato, può essere solo questo. Forse abbiamo aperto il passaggio dall'altro lato, eh? È un puzzle, ragazzi. Esatto, vedete? Era qua la botte. Di qua. Dei condotti, la nostra via d'uscita. Già, troviamo qualcosa su cui salire. Una botte. Sempre. Ehi, ce la faccio. Non ho bisogno del tuo aiuto. Sto tenendo l'accendino. Tieni l'accendino. Ok. Ok, saliamo. Bene, ci siamo. Perfetto, ragazzi. Quanto sembri? È molto più polveroso. C'è carenza di camerieri qui. Tanto non capirebbe la differenza. Quei 10 minuti sono passati e comunque l'asta è cominciata, mi sa. Ok ragazzi, pare esserci una bisca clandestina qua. Comunque, se vi è piaciuto questo episodio, siamo quasi al limite registrazione, riprenderemo da qui la prossima volta. Vi chiedo come sempre di lasciare like, di iscrivervi al canale per sapere quando metto online il sesto episodio, se i calcoli sono giusti, di Uncharted 4. Ve li sto facendo tutti uno dopo l'altro perché mi sta prendendo molto la trama di questo titolo. E noi ci vediamo, come sempre, alla prossima. Grazie a tutti di aver visto l'episodio.